Daniele, sembrava una partita indirizzata bene dopo un primo set combattuto, poi cos'è successo, che cosa avete sbagliato? Ci siamo persi in delle piccolezze, onestamente dire quali, alcuni errori banali, e poi quando finiscono dei set 23 si va al tie break, sono uno o due punti. In una situazione come adesso in cui è difficile schierare una formazione normale, standard, giocare bene con continuità diventa difficile. Avete giocato in alcuni frangenti molto bene in rigiocata, in alcuni altri molto meno bene. Questo forse è dovuto anche al fatto che dovete trovare un po' la quadra su una formazione particolare. Questa è una formazione che è nata nel durante la partita a Monza, non abbiamo potuto allenare perché siamo subito ripartiti per Piacenza, e quindi l'abbiamo allenata in partita. Le cose non si allenano in partita, ma cioè, non è colpa di nessuno, perché chi si è fatto male non voleva farsi male, e se ci fosse stata la possibilità di allenarla sicuramente l'avremmo fatto. Le due davanti continuano a vincere, adesso dovete stare forse più attenti a non farvi rimontare sul terzo posto, o il vostro obiettivo è ancora sulle due prime della classe? Adesso siamo in un terzo posto solitario, secondo me, e non troppo lontano da entrambe le parti, e quindi ci rende la possibilità di poterci avvicinare sia al secondo posto che anche al quarto. Dobbiamo stare attenti, cercare di non lasciare troppi punti per strada, perché questo è un periodo in cui sia chi gioca sia chi non gioca non sta bene fisicamente, quindi dobbiamo cercare di rimetterci in sesto e nel frattempo di soffrire provando a vincere e non perdere punti per strada.